Si è svolto ieri pomeriggio a Scicli, all'Istituto Comprensivo Elio Vittorini, un convegno sull'autismo incentrato sulle strategie terapeutiche, le attività sociali e psicoeducative. L'evento, fortemente voluto dalla senatrice Venera Padua e promosso dalla cooperativa sociale Archè e dall'associazione culturale Prospettive Iblè, ha visto anche la presenza del sottosegretario alla salute Davide Faraone. Il convegno ha permesso di fare il punto su una questione molto complessa, che però negli ultimi anni ha conosciuto una nuova attenzione su soggetti autistici, che purtroppo non possono guarire dal disturbo, ma grazie al lavoro degli operatori possono sviluppare percorsi verso l'autonomia personale, scoprendo e implementando le loro specifiche potenzialità. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali di Marisa Cannata, dirigente scolastica del Vittorini, del sindaco Enzo Giannone e del dirigente di settore a Ragusa, Giovanna Criscione. Nel corso del pomeriggio si sono succeduti gli interventi di medici e studiosi. Il primo intervento è stato quello di Luigi Mazzone, docente dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che si è soffermato nell'illustrare le attività effettuate all'interno del Bambin Gesù, ospedale in cui lavora. Le famiglie devono essere supportate all'inizio del percorso quando c'è una diagnosi, supportate con quello che io chiamo parent training, non io chiamo, è una metodica riconosciuta scientificamente che va consigliata subito dopo la diagnosi. Una diagnosi autismo si può fare già dai 22-24 mesi, se non un briciolino anche prima. I primi segni sono la mancanza di contatto oculare, non girarsi al nome se chiamato, la mancanza di quello che si chiama pointing, cioè il gesto indicativo, la presenza di rituali, di stereotipie, la mancanza di gioco immaginativo. Ecco, questi sono principalmente i primi segni precoci. Si parla di autismi, si parla di uno spettro molto largo, ad alto e a basso funzionamento, per cui io penso che in questo momento all'interno dello spettro autistico stiamo mettendo tante condizioni, per cui bisogna insistere sulle terapie intensive comportamentali fatte in epoca precoce, ma sicuramente si potrà arrivare anche a sviluppare degli interventi farmacologici per i sintomi core dell'autismo. Nel suo intervento, il sottosegretario Faraone ha messo in rilievo l'impegno della senatrice Padua rispetto alla predisposizione della legge sull'autismo. Si è fatto tanto in questo ultimo anno, per la prima volta c'è una legge quadro sull'autismo, c'è l'inserimento dell'autismo nei LEA, era sconosciuto dai livelli essenziali, mentre oggi c'è un intervento preciso e puntuale. C'è una legge sul dopo di noi, è nata la Fondazione Italiana Autismo, che è una fondazione che si occupa di questo tipo di disabilità, quindi tanti passi avanti sono stati fatti. Naturalmente si deve ancora costruire consapevolezza, soprattutto negli interventi della quotidianità, della scuola e sull'inclusione, però credo che i passi che sono stati fatti sono importanti e propedeutici a un'azione più mirata e incisiva. Soddisfatta la senatrice Padua, promotrice del convegno. È per questo che stiamo cercando di fare un lavoro di rete per mettere a conoscenza della nostra comunità iblea delle buone prassi che ci sono in Sicilia e nel nostro paese in generale, perché esistono delle realtà preziose come quelle delle fattorie sociali, per esempio, ma ce ne sono altre in altri ambiti lavorativi, dove queste persone che hanno abilità particolari possono essere inserite. Per esempio l'agricoltura sociale è una di queste, ma posso pensare all'esperienza che c'è in Emilia nel preparare i tortellini piuttosto nell'ospitalità. Cioè queste persone hanno delle abilità specifiche che noi dobbiamo fare incrociare con le richieste del mondo del lavoro per far sì che possano essere non dei pesi per la comunità, ma delle risorse. E non stiamo parlando di sogni, stiamo parlando di realtà che già esistono in alcune realtà del nostro paese. Anche in Sicilia. Quindi è bene che queste buone prassi si diffondano e che tutti insieme possiamo lavorare per dare dignità a queste persone che diventano degli adulti e che se non sono accompagnate in questo percorso di crescita saranno costrette ad andare nelle CTA, negli istituti, saranno istituzionalizzati e costeranno alla nostra comunità molto di più da un punto di vista economico, senza considerare il valore di queste persone che hanno e che va potenziato e riconosciuto.